Si è svolta questa mattina a Rovetta la fase interdistrettuale di corsa campestre riservata ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie del territorio. Manifestazione intitolata alla memoria del professor Giuliano Minuscoli. Vi hanno partecipato 21 istituti della Valle Seriana, Valle di Scalve, Alto Sebino e Val Cavallina, per un totale di circa 480 atleti. Con le immagini siamo sulla partenza delle ragazze di prima media che hanno dovuto compiere un tracciato di 1050 metri. 112 le atlete in gara e la prima al traguardo è stata un abitué del podio nelle gare di corsa provinciali, Erika Schiavi dell'Istituto Comprensivo Fantoni di Rovetta. Ha preceduto Sara Madaschi dell'Istituto di Gazzaniga e Valentina Carrara dell'Istituto Solari di Albino. Da segnalare anche il quarto posto di Amrani Sucaina della scuola di Ardesio, il quinto di Sonia Morstabilini della scuola di Gromo e il sesto di Silvia Persico della scuola media di Cene. Nella classifica a squadre, compilata tenendo conto dei tre migliori risultati per ogni istituto, ha vinto il Fantoni di Rovetta davanti alla scuola di Vertova, al Solari di Albino, all'Istituto di Villa di Serio e a quello di Vilminore di Scalve. Queste cinque scuole si qualificano per la fase provinciale in programma il 4 dicembre a Martinengo. Sono quindi partiti i ragazzi di prima media, anche per loro un percorso di 1050 metri. Sono stati 111 quelli al via. Ha vinto Luca Beggiato dell'Istituto di Clusone, già vincitore della corsa provinciale su strada di domenica scorsa ad Ardesio. Ha preceduto Luca Agoni della scuola di Vilminore di Scalve e Manuel Calegari dell'Istituto Comprensivo di Gazzaniga. Quinto è giunto Daniele Semperboni della scuola di Gromo e sesto Michele Giudici dell'Istituto di Clusone. Nella classifica per istituto ha vinto Vertova davanti a Rovetta, Clusone, Casazza e Vilminore di Scalve. Sono quindi partite le cadette, gara unica per le alunne di seconda e terza media. Al via si sono presentate in 118 per un percorso di 1250 metri. Prima al traguardo è stata Alessia Benzoni, anche lei un abitué del podio delle corse provinciali, rappresentante della scuola media di Ardesio. Seconda Martina Gusmaroli dell'Istituto Solari di Albino, terza Nicola Fiorina del Fantoni di Rovetta. In buona posizione anche Ilaria Bigoni della scuola di Ardesio, quarta, e Maria Riccardi della scuola di Vertova, sesta. Le scuole che si sono qualificate per la fase provinciale di Martinengo sono nell'ordine Ardesio, Rovetta, Solari di Albino, Clusone e l'Istituto Sorelle De Marchi di Gromo. L'ultima gara della mattinata è stata quella dei cadetti di seconda e terza media che hanno dovuto affrontare il percorso più lungo, 1550 metri. I partenti sono stati 116 e primo al traguardo è stato Davide Paganessi della scuola di Vertova, che ha preceduto Michele Marinoni del Fantoni di Rovetta e Matteo Magoni della scuola media statale di Selvino. La scuola di Vertova ha piazzato altri due suoi atleti al quarto e quinto posto, sono Alessandro Parolini e Pietro Maffeis. Sesto, Marco Savoldelli della Sant'Anna di Albino. La classifica a squadre ha visto il successo dell'Istituto Comprensivo di Vilminore di Scalve davanti a Clusone, Villa di Serio, Vertova e Solari di Albino. Al termine delle quattro gare si sono svolte le premiazioni con la consegna delle medaglie ai primi tre classificati di ogni gara. Un servizio più ampio sulla manifestazione di questa mattina a Rovetta andrà in onda venerdì prossimo nel corso del settimanale Il Venerdì.